Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Finisci la frase, i Chris finisci. FTL. Oh, dopo anni di inattività ragazzi siamo tornati a fare video in condizioni precarie ma almeno con un audio regolato e che non lagga. Ragazzi siamo felici, inizia il nuovo gioco. Sarò totalmente sincero con voi, non avevo un cazzo voglia. Sì, lo so, ma io poi ho già detto, i Chris ritroverò la voglia ma nel frattempo porto io avanti il canale come i Chris ha fatto quando io non avevo voglia. Perché voi non sapete, ma Chris è stato colpito da una gravissima malattia. La voglia di non fare un cazzo, di cui ho sofferto anch'io. Col tempo passerà, come è passata da me, quindi. Nel frattempo Col siamo qui tempo a non passerà un registrare. cazzo, tu ancora non hai voglia di fare niente. Oh! Quindi ragazzi, non abbiamo ancora deciso sulla ciurma da dover fare. Io questo qui è Faster Than Light, conosciuto anche come FTL. È un gioco molto particolare che andrò a spiegarvi, ma anche voi vedrete. Neanche a turni potremmo dire che è molto calmo. Possiamo farci, dobbiamo sceglierci la nostra ciurma da personalizzare con come vogliamo. Più o meno i modelli sono quelli là, ma in ogni caso non ha importanza. Faccio la stessa vecchia oppure qualche idea Questo chiama l'Andonio, con la D. a te? No, io volevo Stannis. No, prima fai Andonio. Ok, Gli quindi. chiedi pareri, dopo li rifiuta. Ok, Fai più schifo Andonio. del Senato ai tempi di Roma. Il Senato era buono ai tempi di Il Roma. Senato ai tempi dell'Impero di Roma. Andava bene, Andonio, invio. Andiamo, Andonio, accetta. Il secondo, King, rinomina. Saluta. No, vaffanculo. Non... Scegli qualcun altro. Stannis, Rashid. Spada infuocata e sotto ci metti, come cazzo si chiama quell'altro? Cosa stai No, dicendo? aspetta, come si chiama? Quello bruciato da una guardia, mi ricordo più il Sandor nome. Clegane? Uno lo chiami Sandor, sotto lo chiami fuoco, così si spaventa ogni volta che va a Ok, vedere. facciamo Sandor Clegane, ragazzi, il personaggio del Trono di Spade. Sandor, accetta. No, dai, non voglio. Questo qui facciamo a tema Trono di Spade. Facciamo Andonio è tema Stannis. Trono di Spade, sì. Perché non c'ho nessun altro di buono. Che altro c'è di buono che può essere a tema Trono di Spade? Davos, abbiamo Ser Davos, dai, che mi sta simpatico. Davos. Che è uno dei tenenti di Stannis. Appunto, basta. A tema Trono di Spade, ragazzi, perché non avevamo fantasia. Spero di avergli scritti bene i nomi. E si inizia. Io, ragazzi, vi farò leggere tutto perché è molto importante. Ma generalmente, che legga o non legga, importanza zero più o meno. Se siate anche in prima elementari, dovreste capire senza problemi ciò che c'è scritto. Qua praticamente ci spiegherà la storia, che è molto semplice. Che noi praticamente i ribelli andranno su da di qua. E il nostro obiettivo è quello di raggiungere l'altra parte della galassia e di avvisare l'impero del fatto che c'è una flotta di ribelli super cazzuta che si sta avvicinando. Ciò è molto contrastante con Star Wars, che è il contrario. Qua ci sono i ribelli che sono più forti e l'impero che è più debole. E abbiamo subito qui. Quindi i ribelli in un sistema stanno. Bla bla bla. Spazio spaziale, questi civili. Allora, praticamente voi ragazzi potete leggere, io non posso fermarmi perché già il gameplay è noioso, giusto Riz? Sì, Sì che è tantissimo. noioso, non può, noi dobbiamo attaccare i ribelli, distruggerli e porco il cazzo. E porco il cazzo, rubargli tutto quello che hanno. Quindi ragazzi, loro hanno gli scudi, noi abbiamo gli scudi, poi ci potenziamo. Gli scudi bloccano i laser ma non i missili. Il nostro obiettivo è quello di cazzo, sono forti. No, cominciamo male. Ma abbiamo Vaffanculo. mancato. No, mi hanno distrutto le armi, ripara, ripara. Il gioco è difficile, non ho mai finito. Fottigli le armi, missile del cazzo. Vaffanculo, chi è che spara? Un coglione, ecco chi è che spara. Fottigli le armi, vaffanculo gli scudi, vai. Iniziamo malissimo, pam, vaffanculo, Vedi che non sono intelligenti, ma tendono, mi colpiscono le armi. Doveva iniziare in modo molto più calmo, ma non ci sono riuscito. Vai No. all'Akbar, ci provare Oh, tutto. ci siamo riusciti. Ora noi gli teniamo giù gli scudi. Allora, ragazzi, è stato molto più drastico di quanto mi aspettassi, ma ora vi spiego. Noi, questa qui è la nostra nave, questa qui è la nave nemica. Dobbiamo distruggere la nave nemica. Una volta morta ci dropperà molte cose. Questi qui sono i droni che ci sono inutili perché non abbiamo i droni. Sparate, è vero, perché non ho premuto CTRL, vaffanculo. Con Una cosa, CTRL sparo la ma se raffica. la nave ti droppa roba, come fai a prenderla? Troveremo un modo. Ok, noi possiamo anche rubare il coso ai civili. No, non possiamo farlo, lasciamo da soli i civili. Perché abbiamo aiutato i civili, abbiamo fatto gli stronzi. Questi
Quindi abbiamo i membri dell'equipaggio ferito e li mandiamo qua. I nostri membri dell'equipaggio, quando saranno all'interno di una determinata stanza, influiranno e col tempo, come potete vedere, potranno anche livellare. Il gioco è veramente molto complicato. Cioè, molto complicato, neanche tanto, però è molto difficile. Io, quando ci giocavo anni fa, non ho mai finito e è stato molto strano trovare nemici così forti fin da subito. Di solito si fanno massacrare in un pipum pam. Ma stavolta non è stato così. Ah, ma troviamo navi che troviamo nei settori. Questa roba è una pigna. No, è una nave degli uomini di roccia. Dopo un po' che va in giro, loro ti dicono: "Hello! It's not about the bind of an escort to navy system." Ok, praticamente loro ci dicono che vogliono essere scortati. Noi accettiamo. Si continua. E noi dobbiamo raggiungere una determinata, ma ecco, questo posto qui. Che ci, tra l'altro, penso che ci ricompenseranno anche per il disturbo. E infatti abbiamo semplicemente portato, arriviamo, presto arriviamo, la nave che stiamo scortando arriva, loro ci ringraziano e ci danno della ricompensa. Bene, ora tra poco vi spiego anche come potenziarci. Noi, questa qui è la flotta dei ribelli, si avanza. Se ci prendono possiamo scappare, ma siamo un po', saremo nella merda, perché praticamente non potremo fermarci, ci saranno navi d'elite a gogo che ci vengono addosso e non le possiamo neanche derubare, quindi è proprio inutile, è solo controproducente. Quindi andiamo con calma ed esploriamo settore per settore. È importante che voi sappiate, ragazzi, non c'è niente qua attorno, porco il cazzo. È importante riuscire a potenziarsi almeno di 2 gli scudi, vaffanculo. Questi qui sono mantis, se non sbaglio. Ci sono ben 7 razze diverse, ragazzi. Quindi, una nave pirata non identificata e è molto danneggiata. E sta venendo una nave sta venendo attaccata dai pirati. Le vittime mandano messaggi di aiuto fino a che i pirati ci dicono: "Ehi, fioi, perché non vi unite a noi e ci lasciate stare? Noi dobbiamo essere buoni e attacchiamo i pirati, perché non ci danno quasi un cazzo. 2 missili, 9, questi qua sono le monete, gli scrap si chiamano, no. Noi attacchiamo e da quel che vedo qui loro non hanno, se non fosse per i lanciamissili, sono anche messi male con le armi. Facciamo l'eroe e attacchiamo. Sei sicuro di riuscire a gestirlo? Sì, ci riesco, sì. Quindi, come sempre, missili sugli scudi, ci stanno invadendo, vaffanculo, vi faccio il culo, ci vogliono distruggere l'ossigeno. Ora questo qui è morto. Porca la miseria. Spariamo alle loro armi, abbiamo tirato giù lo scudo. Ok, va bene. Allora, lasciateci allora, quindi noi ora possiamo decidere di lasciarli andare. Se li lasciamo andare ci danno un sacco di ho il volume troppo alto, fanno male le orecchie. Carburante. Un sacco di carburante, un sacco di missili e poco cibo, pochi soldi. Io dico va bene, non manco non vale la pena andare avanti, lasciamo andare, chiedono pietà. Bene, ripariamo qui tutto quello che c'è da fare. Loro sono qui e non ci attaccheranno più. Dunque, è importante, ragazzi, che ci sia sempre una persona all'interno della stazione di guida. Perché guardo lo specchio? Sto sbadigliando! Perché altrimenti, se non c'è. Perché se no non si può andare avanti. Ora vi faccio vedere come ci si potenzia. Per noi, ogni volta che ci potenzieremo generalmente qualcosa, avremo bisogno di energia. Ad esempio, noi dobbiamo potenziarci gli scudi. Ci tiriamo su, prima di tutto dobbiamo tirarci su di 2 le barre di energia disponibili, quindi i reattori 1 e 2, e abbiamo finito i soldi. Quindi Stannis è pronto, Stannis era alle armi, mentre Sandor Clegane era ai motori, mentre a guidare c'è Davos. Mi va anche bene come... Perché i motori sono in pericolo? Perché no, li abbiamo già riparati, No, perché c'è Sandor, non tanto per i motori. Ah! E poi lì, nel sbaglio, c'è del fuoco nei motori? I motori normali che vadano a fuoco, perché sono i reattori, sai come funziona. Ora, io dico, dobbiamo riuscire a potenziarci gli scudi prima di lasciare il settore, che più avanti si va, più sarà difficile. Quindi io dico, facciamo un cazzo di giro largo. Dai, ancora 2 settori da esplorare, dai, va bene. Dai, ok, dai, facciamolo. Ci saranno molte armi e molte razze. Affanculo, pirati. Ancora i pirati li riconoscete. No, dai, è carino il level design. I pirati li riconoscete perché hanno questo simbolo qua di questo Kraken. Tu riconosci una bella nave pirata di schiavisti.
e ci offrono un lavoratore, ovvero un blob, che poi vi spiegherò io come funziona. Eh no, noi però cosa sono prova? messi male come armi, sono messi male, hanno il laser e un altro tipo di laser, che ora vi spiego come funziona. E noi attacchiamo, ovviamente, attacca la feccia schiavista, attacca la feccia schiavista, quindi intanto gli mandiamo a puttane gli scudi e poi spariamo a raffica sulle loro armi, che sono messi male. I laser generalmente, i missili trapassano i laser. Stanno già cercando di scappare, ma noi non gli lasciamo andare via e gli distruggiamo i reattori. Che sia chiaro, ragazzi, che i missili trapassano gli scudi. I laser vengono bloccati dagli scudi. Ok, ci offrono un Engie. Ci offrono un Engie. Assolutamente accetta la loro offerta. Gli Engie ci servono come la miseria. Jack, lo mandiamo agli scudi che ci serve. Ora vi spiego un po' le razze come funzionano. Le razze sono 7. Gli umani non hanno abilità speciali ma imparano più in fretta. Gli Engie sono super pacifici, super filosofi, cioè gli Engie saranno incredibilmente utili perché per ogni Engie che c'è, se c'è un Engie avremo accesso a delle possibili risposte, delle possibili scelte particolari che ci faranno guadagnare tantissimo e non saranno mai sbagliate. Un Engie in una nave serve sempre, serve sempre. Fanno schifo a combattere perché sono pacifici, pacifisti, non lo so. Però sono il doppio più veloce a riparare, proprio dal nome Engie Ingegnere. Abbiamo un Engie, abbiamo iniziato bene, mi piace. Qui abbiamo anche un segnale di pericolo, ma ho paura che la flotta nemica ci raggiunga. Quindi ci spostiamo al prossimo settore, che è questo qui. Nella speranza di trovare qualcosa da depredare. Bene, nave ribelle, nave ribelle. Non fortemente equipaggiata. Una piccola nave che non è neanche piccola, che ci sono di più piccole, nave ribelle. Sta saccheggiando una stazione. Sta è in una stazione. Praticamente loro ci vedono e giustamente dicono: cazzo, dobbiamo fermarli, è il nostro dovere. Come sempre, stessa tattica di prima: missile agli scudi e poi pronti con il laser a sparare alle armi. Dopo che, sperando che il missile vada giù. Bene, il missile ha distrutto gli scudi e ora gli distruggiamo le armi. Allora, loro c'hanno delle armi che fanno schifo veramente, è impossibile. Pam, ci mandano giù gli scudi, però si ricreano subito. E stavo dicendo prima, ecco, stanno cercando di scappare, ma noi non glielo permettiamo e gli distruggiamo i motori. Ci sono quattro tipi di armi, no, anzi, ce ne sono di più. I missili trapassano gli scudi, i laser invece non trapassano gli scudi, ma bensì infliggono, come dire, come potete vedere, possono destabilizzare gli scudi. E lo abbiamo distrutto. Si è distrutta da solo se non sbaglio perché le navi nemiche come noi possono andare a fuoco, possono avere problemi all'ossigeno, alle stanze, possono avere brecce. In poche parole è abbastanza realistico. Andiamo all'uscita. Ci sono inoltre dei laser molto particolari che sparano un unico raggio continuo che fa un danno da schifo agli scudi, però può causare molti danni agli scudi. Fa schifo contro gli scudi d'energia, però può danneggiare molto lo scafo. Ed infine ci sono anche, ragazzi, i laser ionici che non fanno danni ma hanno praticamente un impulso elettrico che fotte i sistemi. Allora, troviamo una piccola nave ribelle, bla 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 bla. Potete leggere come volete, ragazzi, mettete in pausa il video, tanto sono più o meno robe inutili. Non sembra volerete ingaggiare, ma noi abbiamo bisogno di soldi, quindi vaffanculo, diciamo di arrendersi. E loro giustamente ci dicono sto cazzo che ci arrendiamo. Stanno cercando di scappare, però noi abbiamo bisogno di soldi, ragazzi. Almeno li dobbiamo costringere ad arrendersi. Qua gli scudi, vaffanculo, ci hanno invaso, ma noi inviamo subito i nostri soldati qui a rispondere al fuoco. Il Kriz è sempre qui con me, ragazzi, ma non è interessato al gioco e non sa neanche cosa sia. Io l'ho portato qui più che altro per fargli capire come funziona. Ora vediamo se riusciamo a far sparare. Vaffanculo, ma che cazzo è qui che sta guidando? Cioè, che cazzo è lì che guida? Ecco, vedete, il loro laser, questo qui, ha fatto cagare contro i nostri scudi. Scusa, ma se gli spari alla guida non mi fa niente. Sì, ma dobbiamo tirare giù le armi, perché è più pericoloso. Ecco, sono disarmati, sono come, praticamente adesso sono come una mosca senza ali. Sono disarmati, non possono fare un cazzo. Se gli distruggiamo la guida, loro, a meno che non abbiano un potenziamento speciale, generalmente dovrebbero essere del tutto incapaci di schivare. Stessa cosa vale sia per la guida che per i motori. E li abbiamo distrutti completamente. Mandiamo il nostro Sandor. E abbiamo trovato un altro. Sta andando benissimo. Dobbiamo potenziarci l'ossigeno. Praticamente in questa base loro stavano portando prigionieri. E abbiamo trovato un.
Artyom, un altro ragazzo. Di solito generalmente io finisco con 4 membri, quanto siamo in 5? 5 membri dell'equipaggio, a volte non ci do neanche a fine gioco, all'inizio è rarissimo. Artyom lo mettiamo ai sistemi di sorveglianza, così facendo ci potenza di 1, perché noi possiamo anche capire dove il nemico è, possiamo anche spiare le navi nemiche, possiamo fare tante robe. Per ora ragazzi, vi ho mostrato il gameplay e direi che lo concludo qua, perché voglio farli veloci e leggeri, giusto per mostrarveli. Questo qui sarà, se piacerà lo porterò anche da solo, e sperando che, sempre se i Chris non vuole restare qui con me a giocarci, ma io vedo che è poco interessato. Quindi ragazzi, siamo a 10 minuti più o meno, quanto siamo? 15 minuti, un quarto d'ora più del solito, 5 minuti più di quello che voglio. 5 minuti più del solito, perché voglio farli veloci, perché se no annoiano. Ti interrompo qua e dopo un po' di editing, sempre se non va bene, vedrò di farne più di uno, ragazzi, mi sono bloccato. Ciao a tutti e ci si vede al prossimo video, saluta! Ciao! Ciao!